Salve a tutti amici di Cooper, che non so come dire davvero perché ho cambiato nome, sono abituato a dire Escape from Tarkov Italia, ma non è più Escape from Tarkov Italia. Comunque siamo tornati su Escape dopo una... no, più di una... diverso, forse 2 settimane, non ricordo. Però sta avendo, altro che il video che ho fatto ed effetti sta avendo problemi, adesso proprio ne ha, proprio adesso è pieno, molta gente si lamenta, tutti quelli in cui gioco si lamentano anche loro. Ed ha veramente tantissimi problemi perché è stato aggiornato, ma forse è stato aggiornato male perché ci sono davvero problemi, cioè crasha un sacco di volte e quindi non c'è nemmeno da dire è un PC di merda perché beh, lo vedete tutti che non è un PC di merda. E niente, cioè cioè, non so davvero come spiegare i problemi perché la settimana scorsa cioè, insomma, avevo fatto un video di Escape, ma mi è crashato talmente tante volte che il sync era andato tutto a puttane e quindi l'ho eliminato. Poi avevo fatto un video su Argo insieme a un ragazzo che vi lascio il link, scusate, in descrizione. Che dovevo caricare anche il video, ma non ce l'ho fatta perché pesava 5 giga. Io 5 giga gli carico. In circa 2-3 giorni più o meno. Ora qui tipo arrivano messaggi. Ok. Ah, infatti, cioè, comunque hanno aggiunto delle cose che avevano detto. Quindi la chat globale. Hanno aggiunto tipo diversi medikit, cose strane. C'è cioè, l'IFAC che era come il Salewa. Però adesso il Salewa non. Non insomma, il coso, le gambe rotte non le sistema più. Lì fa idem, cioè c'è bisogno di quelle norme per riuscire a farlo. Però adesso ce ne andiamo in scav perché tanto, boh, almeno vedete voi se adesso ci dà problemi o no. Non posso metterlo in 1920x1080 perché. Da proprio problemi il gioco perché adesso cioè per dire se io per cliccare back dovrei andare qua al centro invece in quella risoluzione devo tipo spostare la freccetta da questa parte e quindi mi tocca registrarlo alla mia risoluzione normale e niente quindi o ci saranno le bande nere sopra sotto bande nere ovunque o non lo so però. Per un po' sarà così fino a che non sistemeranno e non faranno la risoluzione decente per tutti i tipi di risoluzione. Poi ora a luglio dovrà uscire la closed beta. Quindi speriamo bene, speriamo sistemino tutto quello che hanno che qui dà problemi. Si spera. Però c'è da dire comunque che è più fluido come gioco, è davvero molto più fluido. E niente, adesso è quasi impossibile portarci a casa qualcosa, anche se vedo i miei, quelli in cui gioco, ieri sono andato di pistola, sono uscito con M4, non so come, ma io una volta ho trovato uno super full gear, gli ho sparato 7 colpi di pistolina, 5 accettate, non gli ho fatto nulla. Ecco. Ecco. Infatti. Il gioco è già crashato e l'ho appena fatto partire. Che bello. Oh. Fortunatamente funziona il Reconnect. Però sentite là, tutti morti, cose strane succedono. Ok. Cosa fa il personaggio? Ma non urlare mentre ricarichi. Ok. Poi è vero, adesso hanno cambiato anche la grandezza dei vari. Così. Oddio, mi sono spaventato a vedere dei vari chest rig. Quindi non hanno tutti. E corri però, non fare finta. Shit.
scendi però. Che cosa aveva? Muoviti. Ok. E urla. Guarda lì la strage che c'era qua. Poi tutti con lo shotgun, non altro, no, no, tutti con lo shotgun. Prendo anche questo. Ora, mi dispiacerebbe uscire subito, però secondo me se non esco subito proprio non esco mai. Secondo me. Poi magari esco. Però secondo me no. Però ripeto, magari esco. Là è tutto aperto. Allora, per adesso sta andando bene. Per adesso, a parte che ha già crashato una volta. Ma almeno diciamo che il crash mi ha sistemato tutta la visuale. Allora. Dai, allora direi di magari uscire prima che ricrashi un'altra volta e di andarci a fare uno normale. Quanta roba. Oh, oddio. Bene, sì, si esce. Decisamente. Allora entra sta porta. Decisamente. Devo dirlo più spesso che è difficile uscire con qualcosa perché, beh, sono uscito con qualcosa. Sì. Ok. Ottimo. 159 XP, ma pazienza, cioè. Va bene così. Allora, mettiamo via la roba, questa qui. Noi si prende tutto. Mettiamo tutto a caso perché. Tanto appena esce la closed beta mi levano di nuovo tutto. Quindi perfetto. Next. Next. Ok, allora, beh, non male, non male. Siamo usciti con due belli shotgun. Cioè, un bel Saiga, un bello shotgun. E niente male per il PP, niente male. Sono contento per il PP91, molto molto molto. Ok, direi di prendere questi 30 colpi. Io devo metto questa roba qua, ma sì, posso mettere questo qua tutto sparso perché chi se ne frega. Ok, questo qua. Sì, qui c'ho. Questa roba non mi interessa. Riprendo lo shotgun anche se da ricaricare, quindi perfetto. E niente, possiamo andarci a fare subito. Un PMC e poi hanno aggiunto un nuovo. Ah, questo sì, è l'assicurazione che te prendi una cosa e niente, paghi e quando te muori non perdi la roba, ma se la perdi. Non la perdi, anzi, non la perdi se quello lì che ti ha ucciso, qualsiasi altra persona, non esce con quella roba. E ti ritornando dopo lì c'era scritto dalle 64 alle 72 ore. Quindi insomma, Allora, come sempre io spawno barrel.
Finiva di ricaricare. Allora, speriamo non crashi, speriamo non succedano cose strane, è vero, perché nel video quello dove ho fatto la settimana scorsa, dove lì capivate proprio, cioè mi erano usciti un sacco di problemi, cioè ero là in quella zona dove c'è quell'altra cassa e niente, stavo scendendo le scale e sono morto. Così a caso, non è successo niente, sono morto, mi sono visto cadere a terra, fine, morto. Una volta ero su Custom negli appartamenti, mi sono affacciato a una finestra e mi si sono spezzate entrambe le gambe. Quindi, aspetta, troppi room. L'avete visto anche voi quello lì dietro? Oh mio Dio! Ok. 15 colpi di già, ma stiamo scherzando? Ok. Non è morto, non è morto. Non mi ha preso. Oddio, ho finito quasi colpi. Ma oh, ma ci muori. Ma lo vedete quanto è fatto male adesso sto coso? Ma Dio di Dio. Bene, pure un colpo mi è rimasto. Mi ci fo le pippe con sto colpo, davvero. Dai, 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 tira fuori i colpi. No, non mi dire. Ho preso quello sbagliato. Ok. Oh. Ok. Il fatto è che non ho lottato ancora nulla di interessante. No, ma non ci credo. Ovviamente è crashato il gioco. Allora, sì, siamo rientrati. Nella speranza di fare qualcosa, che qua c'era uno. Con un'arma interessante. Che non era questo. Ok, ora mi devo ricordare che ho tutte e due i fucili caricati, quindi non devo perdere tempo a ricaricare. Però cioè davvero non si può giocare così che...
durante una partita del genere crashi di continuo. Quindi in poche parole io ho perso tutti quelli che sparavano con una sottospecie di... cioè sembravano fucili automatici. Allora mi sono rimasti 27 colpi. E io voglio trovare qualcuno con un'arma interessante. Visto che ora c'è l'MP5, magari ci fosse qualcuno con un MP5 da testare, poi non sarebbe male. Però sono tutti con lo shotgun. A sto punto me ne posso correre, cioè... Rifacciamo un po' il giro e vediamo se c'è altro. Ah! No, vabbè, ma allora non ci muori pure te, eh? E che cazzo. Ah, ehi, ciao. Ah, gli lutto il corpo così? Ok. Ovviamente anche lui shotgun. Ah, però questo aveva un coso. Un paka. E cerca. Che ho bisogno di altri colpi. Ok, grazie. Questi sono tutti e due carichi. Speriamo ora non mi si spezzino le gambe totalmente a caso. Ok, qua c'era... Sali, 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 dai. Dio, oh. Poi qua avevo visto uno correre. E sono morto, ovviamente, perché dopo tre colpi... Però, cioè, andare in giro, trovare solo shotgun e niente, basta. Mi dice Missed in Action. Quanta gente ha ucciso? 9 persone? Praticamente 8 scav e un player, quindi boh, sono aumentati anche gli scav.
Niente, è stata una partita un po' silenziosa perché mi girano le palle. Cioè, potevano far uscire tutta questa roba dopo, cioè alla closed beta. Cioè, o l'hanno fatto così perché hanno detto se ci sono problemi almeno quando esce la closed beta, speriamo di averli fissati. O non lo so, perché se poi è uscita la closed beta è ancora così, non saprei cosa fare. Cioè, perché mi dispiace, essendo che comunque il canale è concentrato su Escape e per 2 settimane mi sembra non l'ho portato. Cioè, mi dispiace comunque. Cioè, comunque credo che tutta la gente che mi segue più che altro per Escape, non lo sto portando, però vi ho fatto vedere un po' i problemi che ci sono, il crash, poi qua non ho capito perché comunque l'ultimo non è morto, solo gente con lo shotgun, però alla fine è andata bene, cioè abbiamo ucciso 9 persone, quindi non male, poi siamo usciti nella prima con il Saiga e PP91, quindi non male, non male, dai. E niente, se non usciranno altri video di Escape, spero che mi capiate. Ma sto aspettando la close ed e voglio vedere un po'. E niente, quindi io vi saluto e ci si vede al prossimo video. Ciao!